Siamo tornati su Crash Bandicoot 2 e dopo la delusione cocente aver rigiocato tre volte il livello e non essere riuscito a prendere la gemma, perché c'è una sezione da sbloccare più avanti, continuiamo la nostra avventura sempre con la tripla maschera e questi uccelli che sono lì appollaiati che mi aspettano. E gli ho lasciato una sorpresina con la terza maschera. No, no, adesso mi tocca fare così. Ah, boh, ce l'ho fatta. Vai ancora di maschera. Largo. Da che parte sarà meglio andare? Di qua, forse. Boh. Forse sarà meglio andare di là. Bah. Vabbè. No, che cazzo ho fatto? Ho sbagliato. Non è che adesso mi tocca tornare indietro, eh? Anzi, mi toccherà sicuramente tornare indietro. Vediamo cosa c'era di qua. Oh no! Vediamo che cosa c'è di qua. Queste cose come le uccidi così? Sì. Perfetto. Ah, è pieno di tartarughe modificate qua. Chi è che ha fatto tutte queste modifiche? Ecco, vedi che c'era il pezzo. Ah, dovevo raccogliere la cassa più avanti. Vabbè, torno indietro di qui. Anche ci sarà tutto da divertirci adesso, ecco. E che cazzo? Ma porca Cristo. Ok, però dov'è la cassa? Devo attivare la cassa? Ok, fin qui ci sta. No, niente, devo tornare via. Ma no. Ok, dai, ce l'ho fatta questa volta. Dai. Con calma, torno indietro. Sti schifi. Dai, vado a prendere queste due benedette casse che mancano. No, che almeno erano due vite, per fortuna. E andiamo avanti. Dai. Un bel checkpoint. Ancora sti ratti. Ma che brutto posto però. Pieno di bestiacce, tutte modificate. E questa? Ah, devo spaccarla così. Ok, ottimo. Oh, ma che simpaticoni quei TNT qua. Striscia, Crash, striscia, dai. Veloce. Vabbè, di più. Tra l'altro mi tocca rifarmela all'indietro anche questo robo. Basta. Ah beh, almeno ci sono altre due vite anche qua. In questo gioco mi sa che non avrò problemi con le vite, per fortuna. E adesso è il momento della verità. Passato senza alcun problema. È bello lunghino questo livello però, eh. Vabbè che sono anche morto 45.000 volte
nel tentativo di tornare indietro, anche se nel video poi non si vede. Ma ci ho messo, non so, un quarto d'ora per riuscire a tornare indietro. L'ho rigiocato talmente tante volte quel pezzo lì che lo sapevo a memoria ormai. E andiamo un'altra gemma. E c'è uno di quei livelli che mi piacciono tanto. Qua la palla è diventata una roccia innevata, ma comunque il concetto è sempre lo stesso. Scappare. Scappare sempre. Aia, ma c'è pieno di bombe! No, no, no! Dai! Dove? Ancora! Qua mi fanno allo sp... al... mi vogliono beccare come una zanzara questi. Dai. Beh, comunque sembra più semplice di quello dei... Ma di qua c'era un passaggio segreto, forse? No. Bene, eccoci qua dopo aver tentato un passaggio segreto che non esisteva. È che... Ho un ricordo di un livello simile con un passaggio segreto lì all'interno di una buca proprio, e quindi boh, magari più avanti. Schivata. Aia, e qua so cazzi. Fortuna in questo nuovo capitolo i bonus si possono rigiocare. Che renderà ancora più una sofferenza questa serie, perché mi schianterò un miliardo di volte prima di riuscire a passare. Ok, facciamo le casse sotto però. Aia. Ho paura. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, perfetto. Ottimo. Ci sono anche queste strisce per accelerare. Per sgasare. Vediamo se me la spacca. Sì. Vabbè, ma allora non me la raccolgo. Cioè. Cosa mi sbatto a cercare di raccoglierle se poi tanto le spacca la roccia? Non le ha spaccate questa, maledetta. Schiacciala. Ciao, proviamo a raccogliere questa. Ma mi sa che... Uno, sono salvo, sì! Sì. Eccolo. Cosa vuole? Pronto? Ascoltami, non ci mancano proprio gli nemici. Alcuni forse li conosci già bene. Non ti Sì? possono attaccare quando sei in una caverna, ma possono farlo durante gli spostamenti tra le caverne. Ok. Per spostarti, usa la piattaforma che si trova al centro della stanza. Buona fortuna. Grazie. Vediamo chi è che mi vuole affrontare. Ciao, dai, andiamo su. Ah, Ripper, qui è una vecchia conoscenza. Ah, è diventato anche... È diventato colto. No, è sempre il solito matto. Vediamo. Un altro qua. Ma che cazzo? No. Cosa dovrò aspettare ancora?
Ah, ok, lo colpisco adesso che è rincoglionito. Va bene. E adesso cosa fa? Mi sposto qui. Dai, muoviti però con quei nitro. La 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 la. E intanto che lui dispone i nitro. Non ho la minima idea di cosa dire, non so che dire, cioè questo è un nemico che abbiamo già affrontato, quindi non c'è niente di nuovo, a parte... Sì, va bene, ma che cazzo fa? Dove sto io? Morto, andiamo avanti, per piacere. Festeggiamolo.